Bad guys. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Vi sono mancata? Vi sono mancate le battute? Vi sono mancate tutte le cose che dico e poi rido da sola? Come sto facendo adesso? Spero di sì, ed è per questo che sono ritornata. Sono in un parcheggio vicino a casa mia, in un supermercato. Non so neanche da dove iniziare, ragazzi. I'm not gonna lie to you guys. Io, cioè, sarei dovuta partire quest'anno, avrei dovuto fare un sacco di viaggi. Honestly, cioè, dov'è che sono andata? Because I'm still here. In questo periodo della quarantena, ovviamente tutti i negozi erano chiusi e tutto, e quindi gli unici posti che ho visitato sono stati letteralmente parchi. Sono letteralmente allergica al polline. Pur di cambiare aria, andavo lo stesso al parco. Poi vabbè, ho fatto tanti giri al supermercato, come si vede. Ho mangiato una quantità assurda. Però la cosa che mi dispiace è che veramente volevo viaggiare. Cioè, io ero stra esaltata per quest'anno. Non so neanche se, like, questa cosa, questa situazione è vera, because quest'anno I don't understand what's going on. Anyway, sono ancora a Londra, ovviamente. Dove vado? Hanno riaperto i negozi, hanno riaperto i ristoranti, ci si può sedere al ristorante, cosa che non ho ancora fatto, anche se siamo liberi in un certo senso da una settimana. Sono andata dalla parrucchiera, ho fatto le treccine perché avevo bisogno di un cambiamento, because io credevo che durante questa quarantena avrei imparato a fare tipo i Cambridge e tutte quelle cose lì. Cosa ho imparato? Nada. Ho ancora le unghie. We're not gonna talk about that. Nel parcheggio penseranno che sono letteralmente una pazza, but I don't mind. I don't mind. Sto pensando di girare un vlog in settimana per farvi vedere letteralmente le cose che devo fare. Spero vi interessi. Anche perché devo girare la parte seconda del video che è uscito prima di questo. E quindi magari giro quello. Il video che uscirà dopo sarà la parte seconda. E poi vi faccio vedere un po' quello che faccio a lavoro, lavorando da casa. Perché sono ancora in smart working. Ancora non si sa quando riusciremo a ritornare in ufficio. Ma non sono di fretta. In un certo senso sì. Sono un po' di fretta perché sono stanca di lavorare letteralmente durante questi giorni, siccome ho diverse deadline, sto anche lavorando fino a mezzanotte. Mi pagano fino alle 5 e mezza. Like, it's actually a problem. It's actually a problem. Ma una delle cose più importanti di cui volevo parlare in questo video è la situazione Black Lives Matter. Sono successe un sacco di cose, c'erano un sacco di proteste e molte persone sono state un po'... il loro stato d'animo è stato un po' like bad, e io ero una di quelle persone, nel senso che io parlo del razzismo da quando ho aperto il mio canale su YouTube, so I'm not new to this. So, ho parlato del razzismo sia in Italia che in Inghilterra, sia durante la mia carriera, so I'm not new to this. Le cose che dobbiamo subire quotidianamente, it's annoying, we're tired of it. Durante quel periodo c'erano molte cose su, comunque, Instagram, sui social, su Netflix, dappertutto, e c'erano un sacco di informazioni che entravano nel cervello senza neanche cercarle, cose che mi hanno portato a pensare un sacco. Chi mi scrive? I'm busy man. Però non rispondo adesso. Io molto spesso quando penso a situazioni non dormo e mi scordo anche di mangiare. So che sono abbastanza abbondante, soprattutto durante questa quarantena, però è come reagisco io a alcune cose che succedono, quando succedono troppe cose e il mio cervello parte. Sono andata ad una protesta, è stato bellissimo in un certo senso vedere tutte queste persone che si sono messe insieme comunque per parlare e per protestare a riguardo della vicenda che è successa. Ovviamente la cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare è stato il fatto che molte persone sono completamente oblivious to the fact that il razzismo esiste in Italia. And honey, there's so many of us that c'è una macchina di fianco a me, awkward. Ci sono un sacco di persone che comunque parlano delle loro esperienze per quanto riguarda il razzismo in Italia da un sacco di tempo. E ci sta a protestare per George Floyd che sta in America, però ragazzi, cioè se avete protestato, se non siete neri, avete protestato contro il razzismo, like, you need to apply what you are actually protesting for in
Italy. È stato un periodo bruttissimo e io nel frattempo ho dovuto lavorare durante quel periodo e sono successe durante questa situazione, sono successe diverse cose che mi hanno fatto ripensare un po' a come pensano le persone. Già sono convinta che alcune persone sono pazze and they're just not there. Però durante questa situazione ho detto, ah, ok, quindi stai nascondendo il tuo essere razzista in questo modo, ok, e è uscita questa cosa adesso. Perfect. I love that. Volevo dirvi che Black Lives Matter, Black Lives still matter, anche se non ci sono più così tante proteste come ce n'erano prima. So che qua in Inghilterra comunque ci sono diversi gruppi e stanno facendo altre cose. Adesso non so la situazione in Italia, però spero che sia molto molto simile. Mi ha fatto piacere vedere un sacco di persone super super attive sui social per creare awareness. E se non sapete di che cosa sto parlando quando parlo di Black Lives Matter, my friend, you need to open a book. No, sapete cosa mi ha fatto arrabbiare? Che mentre stava succedendo questa cosa, Mentre stava succedendo questa cosa, c'erano delle persone che io conosco personalmente che erano praticamente oblivious a questa cosa, dicendo io non so che cosa sta succedendo, io non ho visto niente. Io faccio, honey, cioè guarda, basta aprire Instagram, it's everywhere. Guarda le news, it's everywhere. Perché non sai niente? Oh, non il mio Instagram. Sul mio Instagram non c'è scritto niente. Tell me more. Cos'è che hai detto? White privilege? Oh, right. E quindi se non sapete che cos'è il Black Lives Matter, basta cercarlo su internet e informatevi please, because it's an issue and we need to get to the bottom of it. Niente, ci tenevo a ritornare su YouTube parlando di questa cosa e del fatto che sostengo il movimento di Black Lives Matter. La farfallina si muove. No. Farfallina nel senso il profumo della macchina. Fatemi sapere che cosa volete vedere sul mio canale. Letteralmente, ragazzi, voglio usare la mia telecamera nuova, dato che è lì che raccoglie polvere. Vi vedo stra attivi sul podcast, ma alcune volte penso che vi siete dimenticati letteralmente del mio canale. And è colpa mia perché non sono costante e quindi voglio ritornare ad esserlo. E un sacco di voi ho così tante story time, yes, che mi sono successe un paio di anni fa che finalmente posso parlare di alcune cose. C'è una storia, ragazzi, che non vedo l'ora di parlare di questa cosa, ma devo ancora finire di andare in tribunale e quindi non posso parlarne. Ma quando finisce questo caso, vi consiglio di andare già a comprare i popcorn. I just wanna be me. I really wanna be me. Ma sono sempre me stessa, voi lo sapete, vi rompo le palle da un sacco di tempo. But it is. Comunque ho provato un gel nuovo oggi and I think it's popping. E niente, spero vi sia piaciuto questo video e iscrivetevi se non vi siete già iscritti e ci vediamo con un nuovo video settimana prossima. Bacio.